perché anche gli uomini dello SCO, Servizio Centrale Operativo della Polizia, erano presenti nei pressi delle scuole Diaz e Pertini durante il blitz? Si è parlato probabilmente anche di questo nella deposizione che Francesco Gratteri, capo dello SCO, ha reso questa mattina al nono piano del Palazzo di Giustizia di Genova di fronte al procuratore aggiunto Francesco Lalla. Lo SCO, come poi ha detto anche lo stesso Gratteri in un breve incontro con i giornalisti, aveva un incarico di attività investigativa all'interno della zona rossa. E allora che motivo c'era di essere presenti il 21 sera nella zona della Diaz? Il capo dello SCO ha affermato che lì aveva del personale e lui lo ha seguito. Una presenza che Gratteri ha ritenuto indispensabile, forse per eccesso di zelo, forse per palesare un sistema di coordinamento delle forze in campo con delle pecche, forse per un coinvolgimento precedente dei suoi uomini. Poi Gratteri davanti ai giornalisti non ha voluto proseguire perché ha affermato sono state dette cose generalmente inesatte, mentre sulla possibile presenza di comportamenti anomali della polizia alle scuole di Via Battisti ha detto. Bocca cucita invece per il suo vice, Gilberto Calderozzi, ascoltato dal procuratore aggiunto Pellegrino. La grande attesa per il prefetto dell'antiterrorismo, Arnaldo La Barbera, è stata invece vana. Il capo dell'Ucigos, che avrebbe chiuso il ciclo di deposizioni, non è arrivato e dovrebbe essere ascoltato a questo punto domani. Sabato, come annunciato dal procuratore capo Francesco Meloni, verrà fatta invece una sintesi delle varie inchieste e verranno descritti i filoni sui quali la procura sta lavorando. E il settimanale Panorama rilancia. Sui fatti di Via Diaz, il capo della polizia De Gennaro è stato costantemente informato.